venga pure. Sì, le chiedo solo un secondo di pazienza. Finisco un attimino di aggiornare l'archivio con quasi fatto, con gli ultimi titoli che sono tornati. Allora, mi dica tutto. Libri da portare via o da consultare qui? Ok, quindi lei è nuova in biblioteca, è la prima volta. Ok, allora, nel caso in cui volesse consultare qui dei titoli, non è necessario iscriversi a fare la tessera, mentre nel caso in cui volesse prendere in prestito dei libri e portarli a casa, dobbiamo procedere con l'iscrizione. Vuole fare la tessera? Perfetto. Allora, apro subito fascicolo. Se vuole mi può dare il suo documento d'identità, che comunque è necessario per la procedura. Ok, sì, prego. Ok, allora tengo qui così copio i dati. Dunque, nome, cognome. Mia stessa età e siamo anche dello stesso mese, nascita. Ok, allora il numero di documento. Anche il suo indirizzo email, possiamo inserirla all'interno della nostra newsletter. Sì, in modo che saremo in grado di comunicare le eventuali novità che riguardano la nostra biblioteca, l'ingresso di nuovi titoli particolari. Sì, è una newsletter mensile, quindi non verrà, insomma, inondata da nostre a meno che non ci siano chiusure particolari, insomma comunicazioni di servizio. Ok, quindi aggiungiamo anche l'email. Quindi oggi possiamo già eventualmente
prendere dei libri o se vuole fermarsi qui, consultare dei volumi. Esatto. Allora chiudo un attimo fascicolo. Le spiego un attimino le regole della biblioteca. È possibile prendere in prestito un totale di 7 volumi. Sì, non abbiamo solo libri cartacei, ma abbiamo eventualmente anche DVD, audiolibri, sì, in formato CD, esatto, e poi anche altri volumi di altro tipo, abbiamo sia manuali, narrativa, romanzi, eccetera, che anche testi universitari. Stavo cercando anche dei testi universitari. Sì, finisco un attimo con le regole e poi passiamo subito alla ricerca. Ok, dunque, quindi 7 volumi in totale in prestito. Il prestito dura 30 giorni, eventualmente prorogabile. Lo può prorogare sia venendo qui, ovviamente, e richiedendo una proroga, ma anche facendo richiesta con un apposito modulo online. Esatto. Sì, allora, nel caso in cui un libro o più libri venissero smarriti o insomma rovinati, fossero in condizioni diverse da quelle di partenza, è necessario ricomprare quel titolo, sì, per risarcire, diciamo così, la biblioteca. E nel caso in cui il titolo non fosse più in commercio, verrà indicato dal curatore oppure glielo indicherò io il volume sostitutivo eventualmente da acquistare. Assolutamente sì, volendo si possono anche fare donazioni alla biblioteca. Esatto, si può proporre una serie di titoli che magari lei ha in suo possesso e vedremo se eventualmente poterle includere nel nostro archivio. È tutto chiaro? Perfetto. Comunque, qualsiasi altra domanda dovesse venirle in mente, può scrivere all'email o venire qui o anche telefonare. Ok, mi diceva che innanzitutto ha bisogno di alcuni testi universitari. Ok, mi può dire autore e titolo? Buona notizia, è disponibile. Esatto. Allora, un attimo che avvio il sistema così. Sì, abbiamo una nuova tecnologia. Vengono prelevati i libri direttamente dall'archivio e arrivano qui, in questa capsula che vede qua alla mia destra. Esatto, è un sistema veramente innovativo, che permette di ridurre molto il personale, cosa che non per forza è buona, ma in questo caso, visto che la biblioteca è enorme, agevola tantissimo il lavoro. Mentre chiacchieravamo, infatti è già arrivato. Vediamo un attimo. Allora, il libro è questo. È veramente in ottimo stato. È questo, giusto? Daniele Pitteri, la pubblicità in Italia dal dopoguerra a oggi. L'edizione del 2006. Quindi questo glielo consegno. Allora,
Questo libro è già assegnato a lei, quindi partono da oggi i 30 giorni. Perfetto, aveva bisogno di qualche altro testo universitario. Ok, allora guardiamo se è disponibile. Wünnenburger con la W, mi faccio lo spelling. Wünnenburger. Di questo autore c'è qualcosa, il titolo? Filosofia delle immagini. Ok, molto fortunata, anche questo titolo è disponibile. Lo faccio arrivare in un batter d'occhio. Certo, poi parliamo anche. Essere un'edizione particolarmente datata perché il prezzo è ancora in lire. Sembra comunque in ottime condizioni. In effetti, vediamo, è l'edizione del 99. Allora, per quanto riguarda i generi su cui lei vorrebbe stare, ok, sì, a questo punto possiamo spaziare molto. Allora, assolutamente sì, di Carlos Ruiz Zafón, oltre alla quadrilogia della Biblioteca dei Libri Dimenticati, abbiamo anche titoli. Vi faccio vedere se sono disponibili, ma sicuramente abbiamo Il Palazzo della Mezzanotte, Marina, altri titoli, adesso vediamo subito. Allora, sì, allora confermo. Questi due titoli, entrambi sono due libri, diciamo, per ragazzi. È un genere un po' meno adulto, forse, rispetto alla quadrilogia. Però sono entrambi molto, molto godibili, poi se le piace lo stile di scrittura di Zafón, potrebbe valere. Sente le trame più o meno. Ok, quindi stiamo sul Palazzo della Mezzanotte. Perfetto, lo faccio arrivare subito. Questo è già qui. Si vede che erano molto più vicini, praticamente è arrivato in un lampo. Ok, edizione con la copertina morbida, anch'esso tenuto davvero benissimo. Perfetto, questo qui.
insieme agli altri. Preso un paio di settimane fa, non so se è ancora stato restituito, non ricordo, forse non c'ero io se l'hanno già restituito, controllo subito. Allora, Harry Potter, la maledizione delle erede, quest'oggi lei è baciata dalla fortuna, è stato restituito 2 giorni fa, versione quella con copertina rigida. E non è un libro classico, intanto lo prendo, ok, mando. Sì, esatto, è come se fosse una sorta di copione teatrale, una sorta di sceneggiatura. Sì, è molto particolare nella scrittura, non tutti l'hanno apprezzato come i libri della saga classica. Oh, eccolo qui. Storia 19 anni dopo, come vede appunto, è fatto in questo modo. Con una struttura in atti scene e proprio fatto come se fosse una sceneggiatura teatrale, però risulta comunque delle erede, è un libro molto feroce anche per il modo in cui è scritto, quindi insomma in un paio di giorni, 2 o 3 giorni potrebbe anche terminarlo. Stessa cosa vale per il libro di Zafon, con una scrittura abbastanza vivace, una trama leggera, fa proprio venire voglia di andare avanti. Sì, non sono assolutamente testi impegnativi. Poi vabbè, i 2 volumi universitari invece immagino che abbiano bisogno di un genere di lettura diversa, più improntata allo studio. Allora sì, per l'ultimo volume, su che genere? Gialli, thriller, romanzi rosa. Per quanto riguarda i romanzi rosa, ne ho che mi sono appena stati riportati, quindi proprio freschi, freschi, freschi. Sì, sono entrambi di un'autrice tedesca, adesso glieli mostro subito. E sono questi 2 libri qua. Il sentiero degli oleandri e La villa delle rose, entrambi. Sì, sono entrambi romanzi rosa storici. Allora, nel caso del sentiero degli oleandri, se non era ambientato negli anni 30, mi faccio guardare un attimo. Sì, Amburgo 1936. Se vuole, le posso leggere la sinossi, sì. Allora, Amburgo, questo è ambientato ad Amburgo, la giovane Sofì.
figlia di un influente mercante di caffè, vive negli agi in una villa lussuosissima. Hans Kröger è il figlio della cuoca, ma è amico e confidente di Sophie fin da quando erano bambini. Il sentimento fortissimo che li ha sempre legati con il tempo finisce per trasformarsi in amore. Ma come potrebbe una ragazza dell'alta borghesia sposare un uomo che non ha nulla da offrirle? Come se non bastasse, i loro genitori condividono un segreto che potrebbe rivelarsi un ostacolo insormontabile. Giorni nostri. Jules gestisce una caffetteria ad Amburgo, ma nonostante il suo impegno è in difficoltà economiche. Per questo accetta spesso altri lavori, tra cui quello di scrivere biografie su commissione. Ama cercare indizi su persone vissute in altre epoche, seduta a un tavolino con una tazza di caffè fumante davanti. E così, quando la sua amica Joanna le porta un diario rinvenuto nella soffitta della casa di famiglia, Jules è subito intrigata dalla bella calligrafia con cui è scritto il nome della proprietaria. Chi era Sophie? E qual è stato il suo destino? È molto molto bello. Quindi sì, è un mix di storico, giorni nostri. E invece La Villa delle Rose, anch'essa è una storia di donne, una storia che contiene al suo interno tante storie intrecciate tra loro. Allora, leggo anche qui la trama. Anna è una maestra cioccolataia che ha ereditato la professione dalla sua famiglia, proprietaria da generazioni di una villa nel cuore di Dresda, famosa come La Villa delle Rose. La tenuta deve il suo nome a uno splendido roseto che Anna intende riportare al suo antico splendore. È proprio durante i lavori che viene disseppellito uno scrigno che contiene oggetti provenienti da epoche diverse. Anna si immerge immediatamente nella lettura di un vecchio diario appartenuto a una donna di nome Emma, vissuta 100 anni prima proprio nella villa. È possibile che non l'abbia mai sentita nominare. Decisa a scoprire chi fosse quella misteriosa donna, Anna si tuffa in una ricerca che potrebbe portare alla luce segreti rimasti a lungo sepolti. Una volta riallacciato il legame con il passato, a emergere potrebbero essere intrighi, antichi tradimenti, passioni e persino crimini. Quale le ispira di più? Sì, le assicuro che entrambi sono molto carini, un intreccio di storie particolari. Il sentiero degli oleandri, ok? Allora, io lo metto subito da parte e aggiorno la pagina del libro, quindi Teresa la abbino al suo numero di tessera. Questi sono i libri che le consegno. Ok, allora, vuole un sacchettino? No, li metto nello zaino. Perfetto. Assolutamente sì, riceverà la tesserina a casa. Allora, che dire, buona lettura. Mi auguro davvero che sia soddisfatta dei titoli. E buono studio anche. Va bene.